E allora, buongiorno a tutte amiche mie. Oggi vi faccio vedere come ho fatto le penne con le melanzane. Va bene? Allora, io ho fatto prima l'impasto e ho fatto le polpettine. Vedete? Se non perdevo tempo a farvi vedere, tanto le polpettine le sapete fare tutte. Poi abbiamo fatto le melanzane a tocchetti, vedete? Le fate così a tocchettini, a dadini e le friggete in abbondante olio caldo. Poi ho fatto 4-5 fette di queste, sempre fritte, per poterle mettere dopo sopra, no? Che copriamo. La mozzarella mi serve, il pepe, mettiamo il pepe. Ho fatto la passata di pomodoro e il formaggio parmigiano, quindi mo vi faccio vedere tutto il procedimento. Allora, io ho già bollito le pennette, vado a mettere qua dentro. Ci vado a mettere il sugo. Queste qua che le abbiamo fritte le dobbiamo mettere nel sugo di pomodoro, ok? E le mettiamo nel sugo che abbiamo fatto, va bene? Mescolate tutto. Mettiamo il sugo, giriamo. Questa è una ricetta facile facile. Quindi poi ci vado a mettere il formaggio. Polpette. Vedete? La mozzarella. Poi mescoliamo tutto. Guardate che bontà. Una bella spruzzata di pepe. Perché questa vuole un po' di pepe, no? Perché c'è la melanzana. E quindi ci vado a mettere un altro poco di sugo con le melanzane. Fatela bella condita, che più ce ne mettete meglio è. Ecco qua. Questo è 1 chilo di pasta, eh? Io con una melanzana bella grossa ho fatto tutto il ripieno. Poi con le polpettine ci mettete il formaggio, potete mettere qualsiasi cosa, eh? Io ho messo la mozzarella perché se volete mettere una scamorza pure ci va bene. Quindi, fatto questo, vado a prendere la teglia. Eccola qua, prendiamo una teglia, vado a mettere il sugo sotto. Vedete? Mettiamo il sugo con le melanzane. E poi ci verso la pasta. Ecco qua. Vedete che buona? Eh? Quindi polpettine, le basi sono le polpettine, le melanzane fritte tagliate a tocchetti in abbondante olio di semi, le fate belle arrosolare, le togliete e poi le mettete nel sugo che avete fatto, va bene? Il sugo io l'ho fatto, ne ho messo l'olio, aglio e la passata. L'ho fatto cuocere per 10 minuti, un quarto d'ora, perché carne non c'è, quindi ci vuole poco. Quindi, detto questo, ci vado a mettere un altro po' di sugo.
con tutti questi pezzettini di melanzane, perché il sugo poi ti viene, esce bello saporito saporito. Ecco qua. Besciamella non ce ne vuole, eh? Quindi io ci vado a spolverare il formaggio. Va bene? E le vado a coprire con queste melanzane di sopra. Non sono tante, però se volete metterne di più, le mettete. Questo è giusto per la decorazione della teglia, ok? Ecco qua. Vedete che bontà? Quindi poi ci vado a versare, metto un po' di pepe sulla melanzana, un altro poco di sugo. Diciamo che si assomiglia un po' alle pennette alla siciliana, no? Questa invece è tutta la francuzza. Ecco, basta. Ok? Ci andiamo a mettere un altro po' di formaggio. E adesso la vado a infornare per una mezz'oretta, finché non si scioglie tutto. Ecco qua. Vedete? Amiche mie, che bontà. Quindi buongiorno a tutti, qui dalla zona rossa della Francuzza, vi auguro una bellissima domenica, ok? Ciao!